Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con il nostro compagno di team Michele Antonini, Ciao a tutti. ovviamente componente del Dark Storm Team, che ha fatto un torneo in Remote Duel Extravaganza e è riuscito a arrivare secondo, quindi un ottimo result. Adesso ci spiegherà la lista che ha portato e come è andato il torneo. Sì, e ho perso soltanto in finale da 3 Brigade, un ottimo mazzo, che adesso è sicuramente diventato uno dei top tier del momento. E io, al contrario dei miei avversari, ho giocato un mazzo molto meno esplosivo, ma molto più control. Dogmatica Invoked. La build è molto standard, ovviamente 3 Alester, e questa forse è un po' meno standard, 3 Ecclesia. Molti la giocano a 1, ma in base a come ho montato il mazzo volevo sempre avere un mostro che comunque ti dà, diciamo, una giocata, per quanto solo questa non sia forse eccezionale. Poi dopo, ovviamente, il comparto di mostri Dogmatica. Ho giocato anche Maximus, alcuni non lo giocano più. Tuttavia, Maximus ti dà accesso all'engine Shadow, a poter fare Winda con Scisma, e è la carta che obiettivamente ti fa vincere contro tutti se parti, quindi non avrebbe senso non giocarla, anche se a volte certi mazzi tipo Drytron adesso mandano carte che partono e che gli fanno fare vantaggio. Però di base non hanno auto Winda, almeno delle decklist che ho visto fino adesso, quindi di base ci sta a giocarlo. Mirror match. Il mirror match è un gran problema, rischi di perderci, però il mirror match sarebbe l'unico punto negativo di sta carta. Per il resto, se risolve, hai quasi vinto sempre. Dici che vale comunque la pena giocarlo perché è troppo forte fare Assolutamente la sì, combo. Ok. assolutamente sì, va giocato. E Flare, beh, ovviamente va giocata perché ti fa TK'ppare e principalmente nega un mostro. Ok. Questi sono tutti i mostri dogmatica. Ora solo in trap per finire i mostri. 3 draw in questo meta non ha senso non giocarli di main. 3 ash perché era in trap più forte. E ho deciso di giocare 2 bell. 2 bell perché ho visto che è forte sia contro Drytron. E soprattutto è molto molto forte contro 3 Prankits. Brigades. Eh sì, per Prankits, giusto, è vero. Prankits non è male. Contro 3 Brigades questa la fai semplicemente su Revolt e gli hai tolto probabilmente la giocata più forte che può farti nel tuo turno. E anche contro Drago Link non è male. Poi vabbè, i E soliti sono Mirror Dino. Match la puoi tirare sia su Scisma sia su Nadir. Nadir, esatto, e anche sulla magia fusione se non ha Meltdown sul terreno, quindi può avere senso. Passo alle magie, ovviamente 3 Meltdown. Questa carta qui è molto forte, soprattutto con le fusioni che adesso si stanno giocando, che partono sull'evocazione, che comunque fanno cose. E ovviamente 3, c'è poco da dire. 3 Nadir, cioè anche qui c'è pochissimo da dire. 3 Prosperity, ovviamente va giocata perché è fortissima, ti rivela le partenze e ti dà power play in più, quindi è una carta schiacciante in questo mazzo, va assolutamente giocata. Il problema di draw non lo aggira, ma non esistono carte a parte gamma che ti permettono di aggirare draw. 3 TTT, stesso discorso, se ti becchi in trap su Aleister comunque è forte, puoi pescare, puoi rubare il drago dell'oppo e se no puoi guardare la mano dell'altro, che ti dà un gran vantaggio anche per le future carte che stai per giocare quel turno. E qui ho finito i 3 pair, passo alle monocopie, questa perché gioco un terreno un po' particolare e quindi ho deciso di giocarla. Terraformare, ovviamente, è un'altra carta che ti dà accesso a Meltdown. Ovviamente due di queste, c'è poco da dire anche qua, standard. Mono di questo, ovviamente le entrappe e droll ti fanno male, ma questa volta ti salva. Monocosmic perché era, 39, era la 40esima, non sapevo che cavolo mettere, avevo paura di perdere a casa da mina e ci ho messo questo. Adesso sinceramente non giocherei più. Questa era la spicy card consigliata da Michael Valdinosi e ti può permettere di vincere un sacco di game a caso, basta semplicemente fare Ecclesia e aggiungere Punishment, e di base hai vinto contro Drago, contro i Mirror Match e anche contro Drytron, Exodia. Passo alle trappole. Trappole giocavo 3 Impermanence, che secondo me è una trappola molto sottovalutata, ma è molto molto forte, soprattutto contro Drytron e anche contro Drago è molto forte. Anche qui c'è poco da dire.
E poi le monocopie, uno scisma e un punishment. Tutto molto standard. Passiamo all'extra. Sì. Extra giocavo i link base per fare la combo con Maximus più questa. Sinceramente questa non ha molto senso, forse la toglierei anche. Poi giocavo un comparto di fusioni invoche abbastanza ampio. 5, sì, esattamente. E forse si può cuttare il secondo matchup, ma di base possono essere utili tutte quante. Questo è molto forte, soprattutto se parti dall'Ester ti fanno Groll. Contro Tri-Brigade e tanta roba. Contro Drytron può essere utile. E contro Drago è molto molto forte, quindi perché no? Sempre fusioni. Giocavo l'engine base per fare. Comunque per fare la giocata di Scisma e Winda, e anche qui c'è molto poco da dire. E poi giocavo Entity, ovviamente mono, questo che lo fai nella combo, e questa che è una delle carte più forti da giocare. Fra l'altro mi ha salvato la vita averlo messo all'ultimo, perché ho beccato un Drytron che mi ha evocato il 4000. Mi ha provato a picchiarmi la mia Winda e si è beccato Punishment che manda questo e ovviamente è esploso. Quindi questo è molto forte. E poi comunque anche se lo mandi tipo di Punishment il turno dopo lo puoi rimuovere come poi tutte le fusioni di sto bagaglio e fare praticamente automaticamente il TK, insomma. Anche perché è dark è utile Esatto. anche questo. Sì, è Dark, quindi Mirror Match è meglio rispetto a quello luce. Ma sono cose che si sanno ormai. E la quindicesima Omega, abbastanza random, magari in certi casi la mandi di punishment o di. Boh, è carina a volte fare sto giochino, mandi questo, ricicli questo, fai un'altra ecclesia e lo riprendi. Spacchi tipo all'infinito, una roba del genere. Poi la side, tre Neviro, per principalmente Drago, Prankitz, boh, mazzi random. Due Psycho Reader per rinforzare il comparto e il comparto entrap Drytron. contro Drytron. Due Lancee, avrei voluto giocare la terza ma non ho trovato lo spazio purtroppo. Contro, beh, Mirror Match, Drago, sì, Drago e soprattutto Tri-Brigade. Poi due Cosmic Cyclone per quando hai paura dei rogue o comunque hai paura di perdere la mina, sempre carta valida. Questa era indeciso se giocare solenne questa, ho preferito questa perché se parte di primo, setti questa e scisma, e ovviamente con tutte le trap che si gioca, che gioco adesso, è fortissima. Ti dà un sacco di power draw. Anche perché E non soffre da Twin Twister o Ciclone o esatto, Tifone. esattamente. E niente, c'è poco da dire. Non l'ho mai pescata, però mi sembrava una figurina forte. E infine, per concludere, tre Heavenly contro tutti i mazzi che settano molto, ma anche Mirror Match. E basta, questo è quanto e nient'altro da dire. Il mazzo ha performato bene. E sicuramente le Prosperity danno una mano enorme ovviamente a stabilizzarlo. E basta, Villaggio potrebbe essere una touch carina, non l'ho vista molto nel torneo, ma può permettere di vincere a caso dei game. E questo è tutto. Ottimo, grazie, ringraziamo ancora Michele. Ciao a Ok, tutti. grazie a voi, ciao!